Allora, io saluto e ringrazio per essere con noi l'onorevole Paola Frassinetti, deputata di Fratelli d'Italia. Grazie, Frassinetti, per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno Paola. Allora, intanto, buongiorno, ciao. ecco, ci siamo. È stata una settimana decisamente frenetica, immagino che si stiano ancora un po' raccogliendo i pezzi di quello che è accaduto. È una brutta pagina della nostra politica, chiedo anche a lei quello che è successo. Ma secondo me sì, è una pagina in cui il Parlamento non ha dimostrato di essere all'altezza di individuare un nome, insomma, questo è un brutto segnale, anche perché dobbiamo anche capire che non è normale, pochi ne parlano, ma c'è comunque una forzatura a livello costituzionale nel rieleggere. Lo stesso presidente, è un caso che si prospetta quando ci sono emergenze serie come le guerre. Ecco, non mi sembra che ci siano ora le condizioni per non poter scegliere Sì. un presidente liberamente, un Guardi, nuovo presidente. onorevole, ne abbiamo appena parlato peraltro con un costituzionalista, appunto la Costituzione ammette la rielezione del Presidente, però diciamo che è il secondo caso in due mandati, perché Napolitano, Napolitano bis, poi Mattarella, adesso Mattarella bis. È un po' come un nascondersi dietro non scelte, no? È quello che diceva anche lei. Sì, dicevo, scusate il gatto che ogni No, tanto. vabbè, guardi, non si può. Io per quanto riguarda sono una. Lei lo sa perché ci conosciamo, sono una gattofila e gattara. Non riesco a tenere, quando mi vede collegata, dal meglio di sé. Come si No, chiama il tornando. gatto? Come si chiama il gatto? Trilli, Trilli. Trilli, va bene, salutiamo anche Trilli, sarà dispiaciuto anche lui di quello che è successo, vorrà Sì, è una comunicare. femmina. Ok. Tornando alle cose serie, io Sì. penso che questa volta il centrodestra avrebbe potuto, con tutto il rispetto che poi io ho per Mattarella, che conosco anche personalmente perché era con me nella commissione giurisdizionale della Camera, che è una specie di tribunale interno, quindi ho avuto anche modo di conoscerlo personalmente, veramente una persona seria, garbata, preparata, però questo non esula dal discorso, non è un discorso personale. E il problema è che questa volta il centrodestra doveva almeno provare seriamente ad eleggere un proprio presidente, cosa Ok, che non ha fatto, insomma. ecco, a proposito di centrodestra, siamo alla resa dei conti, onorevole. Allora, abbiamo ovviamente sentito tutte le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, insomma, che da una parte ovviamente si è detta rammaricata quanto lo è lei, no? Di quello che è successo, anche magari per il poco accordo, però lo chiedo anche a lei, con la Lega di Matteo Salvini, Matteo Salvini che pare abbia deciso, insomma, senza neanche tener conto troppo delle vostre decisioni di seguire gli altri partiti nella rielezione di Mattarella. Insomma, siamo alla resa dei conti nel centrodestra. Cosa potrebbe succedere adesso, da adesso in avanti? Insomma, anche in vista della tornata elettorale che ci sarà tra un anno, non è che manca moltissimo, eh? No, certo, la situazione adesso è di estrema lontananza perché Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto i candidati che si era deciso di sostenere e Mattarella era un'opzione esclusa dai nostri alleati, sia dalla Lega che da Forza Italia. E quindi all'ultimo minuto, con sorpresa, abbiamo saputo che è stato addirittura Salvini prima a dire: andiamo dal presidente Mattarella, visto che non si riesce a sbloccare la situazione. Quindi non è che sia accodato, ma è stato addirittura il primo a lanciare questa proposta, che poi ovviamente era nelle corde degli altri partiti, perché secondo me il PD ce l'aveva come prima opzione, tanto che i voti a Mattarella, anche se in misura minore, 300 mi sembra, alla sesta votazione erano stati comunque dati. Però Ok. non ci si comporta così. Noi avevamo provato, soprattutto sulla Presidente Casellati, a fare una conta seria delle possibilità, ed è stato proprio Forza Italia, paradossalmente, il partito a cui la Casellati appartiene, a defilarsi e a fare mancare 70 voti. Questo è molto grave.
Sì, oltretutto poco serio anche nei confronti della Presidente del Senato, insomma, infatti si è detto, no? È stata bruciata come nome. E poi il fatto che non sia stata, guardi, io le dico da osservatrice, anche se poi io magari seguo anche la vicenda per lavoro, ma insomma da osservatrice è passata quasi come ma sì, proviamo, no? A proporre la Casellati, cioè, e quindi questo è stato un po' scocciante in generale, Sì, per usare una parola non. non si può certo bruciare la seconda carica dello Stato in questo modo. Mancavano 55 voti, che non erano molti. Se tutta la coalizione avesse votato compatta la Casellati, quei 50 voti poi si potevano trovare. Certo che se poi alla resa dei conti ne mancano 70 dei tuoi, Certo. insomma, la situazione è. Non si può più aggiustare, ecco, così questo. Certo. Senta, le faccio un'altra domanda, poi ritorniamo sul centrodestra, prima sul governo. Ma lei avrebbe visto di buon occhio, voi siete l'unico partito all'opposizione, ovviamente lo ricordiamo, quindi forse è una domanda anche un po' retorica, ma il fatto che potessero poi scombinarsi anche le carte ulteriormente, cioè che Draghi poi potesse non essere più a Palazzo Chigi, non sarebbe stato pesante in questo momento, insomma, in cui il paese sta cercando un po' di risollevarsi, di risorgere un po', di fare un po' come l'araba fenice? Ma infatti, secondo me, Draghi, l'idea di Draghi di andare al Quirinale è stata sbagliata fin dall'inizio. Lui non doveva neanche insinuarla, perché poi non ha mai preso una posizione decisa. È sempre stato lì, questo detto, non detto. Alla fine lui comunque ne esce indebolito, perché doveva essere il presidente eletto addirittura in prima votazione, quasi per acclamazione, secondo i requisiti che Draghi ha, no? Di persona assolutamente fuori classe rispetto agli altri. Così non è stato. I parlamentari hanno chiaramente dimostrato di non volere Draghi al Quirinale. Secondo me, questo per lui rimane uno smacco, anche se ovviamente lui non ha detto niente. Alla fine ha detto che avrebbe voluto che Mattarella fosse rieletto. Ecco. Certo, ecco, Però non è guardate, così. La esatto, sua guardate cosa è figura, secondo successo. me, si è un po' indebolita la sua figura. Ecco, per esempio il segretario del Partito Democratico Letta invece ha detto che il governo ne esce rafforzato, ma cosa avrebbe potuto dire? Diciamoci la verità, no? No, Dopo. no, non è, non è, non esce rafforzato, anche, anzi, i partiti che sono stati veri sconfitti di questa tornata elettorale presidenziale, cosa possono pretendere adesso? Niente, possono sbattere i pugni sul tavolo per pretendere qualche misura? No, assolutamente, e ne escono molto indeboliti, secondo me, da questo teatrino, da questa immagine che è anche un po' sconcertato. I cittadini italiani. Quindi, da questo punto di vista, se Draghi ne esce indebolito come figura, però come governo, io credo che invece come governo siano i partiti a uscirne con le ossa rotte. Ecco, vedete cos'è successo? Cioè, anche proprio, come dire, tutti. Allora, Mattarella è stato proposto dopo una settimana di strategie mancate, quindi non subito, lo dicevamo poco fa. Draghi, che tutti vogliono, però in realtà poi non l'ha voluto nessuno al Quirinale, lui comunque aveva espresso la volontà invece di andarci. Insomma, sembra proprio che. Insomma, ci sia di base, no? Nella sostanza, onorevole, qualcosa che non quadra in questo momento e qualche nodo forse è venuto al pettine in questi giorni. Senta, visto, ma proprio velocemente, poi ripeto, poi volevo tornare sul discorso del centrodestra prima di salutarla per capire un po' qual è il futuro che vi aspettate voi, no? Da questa coalizione di centrodestra che, diciamolo, comunque resta, per l'elettorato italiano la parte più importante perché, insomma, fondamentalmente è insomma, la parte politica più, almeno nei sondaggi, poi chiaramente dobbiamo tornare al voto. Paradosso, il paradosso che è maggioranza nel paese e invece da un punto di vista politico non esiste più. Ecco, questo adesso ci torniamo su questo. Prima le chiedo, pagelle dei leader, non voglio fare le pagelle di tutti, ma secondo lei chi è che ne esce più con le ossa rotte, se si può dire, cioè se c'è qualcuno che secondo lei più di altri ne esce con le ossa rotte tra i nostri. Secondo me Salvini. Salvini proprio, ok, e questo ci riporta su il Lo discorso. dico con dispiacere, perché comunque. Insomma, abbiamo sempre fatto percorsi di strada insieme, molto significativa, e
conosco anche Matteo personalmente, però troppe decisioni altalenanti, candidati bruciati, contraddizioni, non mi è piaciuto, se devo dare il mio parere. Ok, peraltro anche la Lega, insomma, verrà proprio convocato in questi giorni il Consiglio federale di Matteo Salvini. Domani, perché chiaramente le riflessioni non partono solo dall'esterno, ma soprattutto partiranno dall'interno. È innegabile che qualcosa è accaduto. Allora, appunto, lei ha detto una cosa molto molto forte. Politicamente parlando, il centrodestra è distrutto. Adesso non so se ha usato, non mi ricordo se ha usato proprio queste parole, ma fondamentalmente il messaggio era questo. Cioè, dobbiamo. Non esiste più, non esiste più. Ma e nel paese è la maggioranza. È una situazione. Per quello che Giorgia Meloni dice giustamente: devo ricostruire la rappresentatività, perché questi milioni di persone vogliono essere rappresentate. Vogliono ancora credere di poter vincere le elezioni, invece purtroppo il centrosinistra alla fine governa senza averne i numeri ormai da troppo tempo, quindi insomma non è una tendenza che può andare avanti ancora molto. Bisogna ricostruire e riallacciare i rapporti con il nostro elettorato. Fratelli d'Italia lo ha fatto, noi stiamo ricevendo messaggi di congratulazioni, di compiacimento, però ecco, io penso che i nostri alleati abbiano scelto la sinistra. Beh sì, poi immagino che hanno scelto loro alla fine. Prima hanno scelto Draghi nel governo e sono andati a fare una maggioranza col PD, adesso hanno votato col PD Presidente della Repubblica. Mi sembra che sia chiara la loro linea, e il centrodestra non può continuare a effettuare delle strategie dove l'obiettivo è quello di stare con la sinistra. È una contraddizione in termini. Ecco, dire che il centrodestra non esiste più, cosa significa in termini fattivi? Cioè, nel senso, adesso vabbè, chiaramente tra un anno si tornerà a elezioni, almeno così dovrebbe essere. Chiaramente partirà la campagna elettorale, quindi adesso ci saranno tutte delle riflessioni, però insomma la coalizione di centrodestra è importante, cioè se si vuole mantenere, no, questa... Bisogna ricostruirla su dei dati di partenza, la legge elettorale in primis. È molto importante, noi siamo per il maggioritario, non vogliamo tornare ai governi della Prima Repubblica col proporzionale, non vogliamo tornare a un centro che magari si manifesta in piccoli partitini che però hanno la golden share e decidono tutto, ma vogliamo avere due schieramenti nitidi di alternanza, al centro-sinistra, al centro-destra, chi vince governa, come in tutte le democrazie, insomma, più evolute. Giorgia Meloni sarà la leader del centrodestra, secondo lei? Io penso che il leader debba essere chi prenda più voti. Noi abbiamo sempre usato questo metodo, che mi sembra un metodo molto chiaro e trasparente, quindi chi avrà più voti dei partiti del centrodestra, chi avrà più consensi guiderà la coalizione. Questo secondo me è giusto. Va bene, immagino che anche voi avrete riunioni su riunioni in questo periodo. Sì, noi abbiamo riunioni, anche se rispetto agli altri la nostra è stata una linea talmente chiara, talmente coesa, talmente anche accettata dai nostri iscritti, dai nostri simpatizzanti, anche da quelli degli altri partiti di centrodestra, che sappiamo bene cosa vogliamo fare, ecco. Beh, insomma, fino a prova così, stando ai fatti. Sappiamo bene cosa vogliamo fare, gli altri hanno la necessità sicuramente di fare riunioni, perché ci sono anche dei malumori interni ai partiti, sì, sono sì. Divisi. Sì, sì. La votazione sulla Casellati ci ha dimostrato che Forza Italia è molto divisa al proprio interno, e anche nella Lega non credo che tutti fossero d'accordo con questa linea. Quindi sicuramente le riunioni le facciamo tutti, ma alcuni le fanno per sedare i dissidi interni e altri come noi le fanno per con un intento costruttivo, per vedere cosa fare, per, come dicevo prima, ricostruire questo centrodestra che è maggioranza nella nazione. Infatti sarà anche interessante vedere, fermo restando che i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano, ma i primi sondaggi che verranno pubblicati dopo questa elezione del Quirinale, che risultati daranno per i vari partiti, perché si tasterà un po' il sentiment, no, degli elettori. Poi ripeto, poi è tutto da fare, tutto da costruire, tutto da riformare evidentemente, però insomma, poi anche dopo 2 anni, e poi la saluto onorevole, di Covid, c'è bisogno, no, di prendere un po' in mano la situazione, per
perché altrimenti, cioè, c'è stata ovviamente, la politica è diventata più liquida, più fluida, perché le forze erano concentrate sull'emergenza sanitaria, punto. Adesso speriamo che finisca anche parola emergenza, perché non esiste più un'emergenza, secondo me, sanitaria. No, l'emergenza c'è stata 2 anni fa, adesso abbiamo una situazione da tenere sotto controllo, ma il termine emergenza sarebbe meglio metterlo un po' da parte. Sì, sì. Se vogliamo ripartire veramente. Se proprio vogliamo vedere e leggere anche questo nelle elezioni, nel momento in cui c'è stato un evento, no, puramente politico, sono emerse le debolezze della politica in generale, anche magari dovuto al fatto che per 2 anni abbiamo rincorso solo ed esclusivamente, come è giusto averlo fatto, no? Perché chiaramente è stata un'emergenza mondiale, però insomma abbiamo rincorso solo quello, invece bisogna pensare anche ad altro. E certo, e chiudo dicendo che mi auguro che sia l'ultima volta che il Presidente della Repubblica venga eletto con queste modalità lontane dai cittadini, ma che la nostra proposta di legge presentata nel 2018 sul fatto che debba essere eletto direttamente dagli italiani venga messa all'ordine del giorno. Ok. E il mio ospite, il costituzionalista, diceva che probabilmente Mattarella lancerà anche il sasso rispetto al fatto che bisognerà scrivere in Costituzione che non si può rieleggere il presidente. Questo sarebbe già un passo avanti. Poi dopo è un passo avanti, ma il vero obiettivo farlo è farlo eleggere da l'elezione diretta del capo dello Stato, che mi sembra che tutti gli italiani in questi giorni abbiano capito sia necessaria. Ok, d'accordo. Va bene, c'è chi scrive, insomma, commenti vari. Ora pensiamo ai parassiti, cioè a far uscire dalla politica evidentemente chi sta facendo solo il male del paese. Vabbè, insomma, diciamo che le riflessioni all'interno della politica forse adesso partiranno davvero, speriamo, perché tutti vogliamo il meglio per il nostro paese. Grazie all'onorevole Paola Frassinetti, anche alla sua gattina Trilli, che è stata con noi. Quindi sì, adesso qua ha ascoltato tutto. Allora è ufficialmente una nuova telespettatrice di Le Fonti TV, sono molto contenta. Va bene, faccia registrare anche lei sul nostro sito. Grazie onorevole Frassinetti, a presto. A voi, grazie a voi, a presto. Grazie a Paola Frassinetti.